Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Siamo onorati, felici, emozionati di avere qui con noi oggi Corrado Augias, che vi racconterà La vita si impara, autobiografia di un uomo, di un intellettuale e di un cittadino. Vi lascio subito la parola. Grazie. Buongiorno, grazie di questa accoglienza così affettuosa. C'è bisogno di un po' di affetto. Guardate, ho notato adesso la copia della stampa e vorrei cominciare dal titolo di apertura di oggi del quotidiano torinese. Giudici a fondo di Salvini paghino per i loro errori. Vedete, è chiaro che i giudici possono sbagliare. Sbagliano i politici, sbagliamo noi, sbaglio io tutti i giorni, figurarsi, tutti sbagliano. Però, basare su una propria rivendicazione, una richiesta anche giusta, mettendo avanti il fatto che quelli sbagliano, è un segnale di che cosa? Se la interpretiamo in senso buono, è il segnale di una rivendicazione. Se la interpretiamo in senso più cattivo, meno buono, è una vendetta. Ecco, la mia, quello che mi dà di Samaggiore nell'Italia di questi mesi, che lo vedo non soltanto nel Ministro delle Infrastrutture ma anche in altri rappresentanti del governo, è che alle volte ho l'impressione che sia in atto una vendetta. Per che cosa? Per essere stati esclusi una certa parte di italiani, i nostri compatrioti, connazionali, per essere stati esclusi o non sufficientemente rappresentati nella vita pubblica. Questo a partire dal 48, quando entrò in vigore la Costituzione. C'è uno spirito di rivalsa. Questo mi inquieta. Perché forse avrei dovuto cominciare in un altro modo, però mi scuso. Corro il rischio di imbarcarmi in un comizio politico, siamo qua per un'altra ragione. Riavvolgo, diciamo così, il nastro metaforicamente e comincio. Che cos'è questo libro? La nostra Benini, alla quale vanno i miei auguri e anche i complimenti per quello che riguarda questi primi giorni di salone, la nostra Benini ha detto autobiografia. Lo è e non lo è. Un collega della Gazzetta di Parma, con il quale ho parlato nei giorni scorsi, mi ha dato involontariamente, chiacchierando, una definizione che trovo perfetta. Lui ha detto, è la costruzione di un cittadino nell'Italia che cambia. Gentile dottoressa, ecco una cosa alla quale avremmo potuto pensare. La costruzione di un cittadino nell'Italia che cambia. Perché Dio sa se l'Italia non è cambiata, diciamo, dagli anni 60. Ecco. Prendiamo come ipotetico punto di partenza il 1960. È
l'anno della Dolce Vita, è l'anno delle Olimpiadi, è l'anno in cui Roma, per quanto riguarda la mia città, era bellissima perché usciva dalle macerie, dalla fame della guerra e cominciava a fiorire. C'era il turismo, ma non era la massa soffocante di turismo che c'è oggi a Roma, a Firenze, a Venezia, a Torino, a Milano, dappertutto. Anche in città che non avevano mai conosciuto, come Bologna, per esempio, dove oggi c'è un turismo intensissimo. Era una città equilibrata, netta, cosa che oggi non è più Roma. Ecco, a partire da quel momento, al 2024, nel quale ci troviamo, sono cambiate una quantità di cose, alcune meglio, altre peggio, di cui sono stato testimone. E per tempo trascorso, e per gli incarichi e i lavori che via via ho dovuto svolgere. Che cosa è cambiato? Intanto le condizioni materiali. Noi oggi siamo nella media età, un popolo agiato, che conosce anzi una agiatezza che non ha mai conosciuto prima nel corso di una storia che si perde, come sappiamo, laggiù. Un popolo agiato, un popolo più consapevole di noi stessi, e lo dimostrano tante manifestazioni, tra le quali metto il declino della partecipazione elettorale. Perché metto questo tra i cambiamenti? Perché non andare a votare significa rifiutare il blocco, a mio avviso sbagliando, tutto quello che riguarda la politica, l'attività politica, le persone che la incarnano, i partiti, ciò che ne resta. Siamo, e poi magari approfondisco un po', siamo un popolo dove le donne conoscono una situazione incomparabile con quella che c'era nel 1960. Lo dico alle signore e signorine presenti. Voi, molto resta da fare, come si suol dire, ma non è una frase di tutti, è vero che molto resta da fare, molto resta da fare, ma intanto è cominciato e con traguardi e risultati non indifferenti. Vi faccio un solo esempio. Quando un po' prima del 60, nei tardi 50, cominciavano ad arrivare in Italia le commediole americane, meglio, le commediole che gli americani ci spedivano pulendo i fondi di magazzino, e si vedevano i manichini americani col grembiolino che lavavano i piatti, io ricordo intere platee di maschi italiani scompisciarsi da ridere, tanto pareva assurdo che un uomo col grembiolino lavasse i piatti. Noi sappiamo che almeno nella maggior parte delle località e dei centri oggi questa è la normalità. Oggi a me, domani a te, la spesa la faccio io, la spesa la per chi guarda il bambino, eccetera, eccetera. Questo per dire, per dare un indice grossolano e impressionistico del cambiamento. Anche questo è un cambiamento positivo. L'Italia era un paese bigotto, quello che oggi noi alle volte riproveriamo agli immigrati di religione musulmana che obbligano la figlia a sposare il padre perché il parente, lo zio, legati familiari, opportunità, accadeva e che arriva poi qualche volta fino al delitto, accadeva da noi, e tutti noi ricordiamo, io per averlo vissuto, altri per scienza e consapevolezza, tutti noi ricordiamo il caso di Franca Viola, che fu la prima italiana siciliana che rifiutò
il matrimonio riparatore, come si chiamava, dopo, virgolette, la fuitina, che era un rapimento vero e proprio, rapimento accompagnato da violenza, alla quale si poneva riparo col matrimonio. Lei disse no, io questo non lo voglio. Fu un gesto, amici, io vorrei che voi soppesaste questo episodio come questo. Fu la rivoluzione, non quella delle barricate e dei colpi di fucile, ma la rivoluzione dei costumi che in un paese arretrato, ricordo qual era l'Italia allora, è tanto più necessario. Franca Viola è stata una delle protagoniste del nostro cambiamento. Ricordo nel 74, quando ci fu il referendum, il primo, sul divorzio, che è una legge esistente, faccio per... ma non tutti ricordano che il referendum sul divorzio voleva abolire una legge che c'era, che era stata votata dal Parlamento e che alcuni ambienti oltranzisti cattolici volevano abolire. Quindi per mantenere il divorzio bisognava votare no, no all'abolizione di quella legge. Beh, io ricordo un uomo politico di grande astuzia come Fanfani dire in un comizio che ho sentito con queste orecchie: i vostri mariti fuggiranno con le cameriere. Una cosa di una assurda, volgare, indegna. Ecco, quel periodo degli anni 70, nel quale c'è stato successivo al 68, mentre il 68, una parte del 68 degenerava verso il terrorismo. Quelle riforme degli anni 60, che sono una decina fondamentali, a cominciare da questa e poi la porta e poi il Servizio Sanitario Nazionale, che fu una rivoluzione anche quella fondamentale. Un mio amico americano che a Via del Babuino aveva messo il piede in fallo dal marciapiede e si era rotto la caviglia, è stato portato all'ospedale, ricucito, rimessa a posto la caviglia con delle viti e mi diceva: non ho pagato una lira. Perché una cosa del genere che succedeva in America, si doveva, insomma, impegnare qualche cosa per pagare l'ospedale. Quello era il sistema nazionale che oggi sta andando, diciamo, non va molto bene, è stato tagliato, organici medici sotto numeri insufficienti. Insomma, tutte queste cose hanno migliorato il paese. Contemporaneamente però, sull'altro lato della medaglia, per cercare di dare un senso completo al panorama, sull'altro lato della medaglia ci sono delle cose che l'hanno peggiorata. Io ricordo di essere stato in un ascoltatore in una elezione nei tardi anni 50 per il Partito Radicale, e il presidente del seggio era un magistrato e io, siccome ero studente, mi fece vice, mi nominò lui sul campo vicepresidente. Io ricordo, era in una sezione nell'Agro Romano, appena fuori Roma. E io ricordo queste persone, questi italiani, che venivano a votare col vestito della festa, con la cravatta, come ce l'ho io oggi, che ho messo per incontrare voi. Cioè il voto veniva sentito giustamente come la conquista. Ma perché veniva?
perché i partiti che cedevano il voto erano a loro volta una conquista. Il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, che hanno assicurato nel loro equilibrio, e alle volte conflitti anche aspri, hanno assicurato il procedere della nostra giovanissima, troppo giovane democrazia, a partire dal 1 gennaio 1948, quando entra in vigore la Costituzione, per tutti quegli anni, erano due colonne che incanalavano, non solo incanalavano le richieste che venivano dal basso, ma avevano un'altra funzione, che il democristiano torinese o il comunista, diciamo, torinese e il comunista calabrese o il democristiano calabrese si sentivano parte, ora più, ora meno, non voglio idealizzare, di uno stesso progetto. E questo era un tendine che teneva insieme il paese. Quei tendini che tenevano insieme il paese, cioè i partiti politici, non ci sono più. Quei riferimenti che sembravano, ed erano in parte, utopie, lontane, non ci sono più. Salvini non guarda al di là di stasera quando dice paghino per i loro errori. Cioè la politica ha perso l'orizzonte. E perché ha perso l'orizzonte? Perché poi le cose bisogna sempre cercare nel limite del possibile di capire com'è. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. Allora qual è la causa di tutto? La causa di tutto questo è che non è che Elie Schlein o Giorgio Meloni sono, o che non parlo di Salvini o di Vannacci perché non vale la pena, ma sono delle politiche meno brave di quelle della Nel degli Occhi, tanto per dire un'altra donna, e che non hanno più i punti di riferimento ai quali aggrapparsi o dai quali partire. Oggi noi stiamo vivendo un'epoca rivoluzionaria che non ha precedenti nella storia per vastità e velocità. Se io adesso metto nel telefonino un posto una frase in cui dico che Alberto Rossi è un ladro perché tra un quarto d'ora quella cosa che io ho messo sul telefonino ha interessato migliaia di persone con i pollici dei like, sia o non sia vera, sia una denuncia motivata sia una calunnia. Questa è una rivoluzione senza precedenti. Io con quello stesso apparecchio posso fare un filmato della sala adesso e mandarlo a Los Angeles, dall'altra parte, a Singapore, dall'altra parte del mondo, in una frazione di secondo. Questa è una rivoluzione senza precedenti. Io posso fotografare questo signore in prima fila, alterarlo con l'intelligenza artificiale, mettergli in mano un bicchiere di vino, dargli un'espressione beota e dire che il signor Giovanni Verdi è un ubriacone. Non è vero, però va in giro per il mondo. Ma vi rendete conto di che cos'è questa rivoluzione? E poi non c'è solo questa, perché c'è la rivoluzione del clima, e poi ci sono le grandi masse che si spostano,
parlavo con Stefano Mancuso giorni fa, il quale diceva che ci sono zone dell'Africa sotto il Sahel che in capo a pochi anni diventeranno inabitabili per caldo e aridità. Dove vanno quelle persone? Vogliono venire a Torino, faccio per dire, vogliono venire qua, e anche questa è una rivoluzione. Allora noi possiamo rimproverare al governo che è in carica in ogni momento, Conte, Draghi, Meloni, non fermate i migranti, facciamo anche bene a farlo, sia chiaro, ma deve essere anche chiaro che quello è un fenomeno inarrestabile. Non possiamo fare poco o niente, perché sono masse di milioni di persone che si muovono o si muoveranno. Fa parte del complesso rivoluzionario nel quale stiamo vivendo e che si accrescerà a mano che andiamo avanti. Voi direte, vabbè, basta trovare un rimedio. No, il rimedio a breve scadenza non c'è, perché per esempio Fonte Stefano Mancuso, che è uno che si occupa di queste cose con grande impegno da molto tempo, sostituire le fonti energetiche in corso con fonti che non nuociano all'atmosfera, dunque alla nostra vita, richiede A, investimenti giganteschi, B, il fatto che i paesi meno sviluppati siano messi in grado di farli questi investimenti, perché giustamente un paese meno sviluppato dice: signori, calma, voi ci dite di sostituire quella vecchia centrale a carbone che produce tonnellate di anidride carbonica al minuto con una bella centrale pulita, permetteteci di arrivare al vostro livello con quella vecchia centrale a carbone. Poi dopo, quando saremo al vostro livello, cominceremo a pensare di sostituirla con una bella centrale pulita, con i suoi filtri e le sue cose. Gli vogliamo dare torto? Sì, in teoria, perché in pratica quello c'ha ragione. Quindi è un problema, e allora come conclude Mancuso? Senza speranza? No, la speranza c'è, ma deve accadere un evento catastrofico, dice, perché milioni di persone, non delle elite illuminate, scusate l'espressione vagamente ricercata, per carità, non vorrei dare l'impressione di essere un radicalcito, ma purtroppo le elite illuminate esistono e un pochino bisogna tenerne conto. Quando milioni di persone si renderanno conto che andare avanti così non è possibile, ci vorrà del tempo e ci vorrà una catastrofe, come è sempre successo per i grandi cambiamenti che richiedono l'intervento di tutti. Ecco, quando dicevo poc'anzi, un vecchio io che ha assistito a tutti questi cambiamenti, in meglio e in peggio, tira un po' le somme e dice: ma ci abbiamo guadagnato o ci abbiamo perso? Le somme della storia non possono mai essere calcolate in termini di ricavi e perdite, come il bilancio di un'azienda. Le somme della storia sono le condizioni nelle quali gli uomini, le donne, le persone vivono. Ora, non c'è dubbio che tra mille incertezze noi oggi, noi italiani, che mi limito alle Alpi e al mare, noi italiani viviamo meglio di come vivevamo 60 anni fa. Siamo meglio vestiti, mangiamo meglio, e facciamo sport, i ragazzi. Siamo cresciuti di statura,
l'italiano piccolo, nero, con i baffi, delle fotografie che si vedono quando si sfogliano i libri degli anni 50 e 60, praticamente non c'è più, a parte qualche angolo più isolato del paese, della nazione, il capo del governo. Non c'è più, perché siamo cresciuti statisticamente di quasi 10 centimetri, che è una conquista mica da poco. Stiamo meglio, però siamo anche più smarriti, siamo anche più sperduti, non sappiamo bene che fare. Sarà curioso, tra i tanti dati che verranno fuori, vedere quali saranno non i risultati, ma il comportamento, il nostro comportamento tra un mese alle elezioni europee, che sono un appuntamento molto importante, perché lo smarrimento lì si misurerà. Quei semi contadini tutti eleganti che venivano a votare in quella sezione dell'agro romano tanti anni fa non ci sono più. Quindi un'altra cosa che noi, quindi voglio dire, vedremo, un'altra cosa che noi abbiamo perso è il cattolicesimo. Ecco, su questo io mi soffermo abbastanza nel libro, perché la nostra storia è stata, potentemente influenzata dalla Chiesa Cattolica. La nostra unità nazionale, fatta qua, affermata qua, in quel famoso marzo del 1861, al quale il povero Cavour non poteva assistere, è stata potentemente influenzata dal fatto che al centro della penisola c'era un tappo che andava dai confini del Regno di Sicilia, escludendo la Toscana, che era un granducato, su fino ai confini della Serenissima Repubblica di Venezia. Erano gli stati della Chiesa. E gli stati della Chiesa, come è stato più volte detto, quindi ripeto, erano abbastanza grandi da impedire che qualcuno tentasse l'unità di tutta la penisola, però non abbastanza grandi per farla, e da un certo punto di vista una fortuna, per farla loro l'unità della penisola, cioè la Chiesa Cattolica. Dico una fortuna perché sarebbe voluto uno Stato teocratico, e quello francamente è meglio non averlo, uno Stato teocratico. E la nostra unità nazionale, dicevo, è arrivata così tardi, e questo ha fatto degli italiani un popolo che ha osservato la religione in maniera un po' bigotta, dicevo prima, di Sandra Viola, di Franca Viola, obbedienza, da un certo ammirava, apprezzabile, il che permetteva però a ciò che restava del potere temporale della Chiesa anche dopo il 20 settembre del 1870, di interferire pesantemente nella vita politica e associata del paese. Oggi questo non è più possibile. L'ultimo eroe, dico tra virgolette, eroe di questa tendenza è stato il cardinale Ruini, col quale ho più volte questionato, che quando è stato presidente dei vescovi italiani e arrivava a dare le indicazioni di voto nella giornata del voto, cosa insomma che quasi nessuno fa più, tantomeno un cardinale. Che cosa abbiamo perduto e che cosa abbiamo guadagnato da questo cambiamento? Oggi i matrimoni civili, come sapete,
erano spesso in alcune province lentamente a sopravanzare i matrimoni con rito religioso, cattolico. I battesimi sono in calo, i seminari sono vuoti, Io vado in vacanza, vado in villeggiatura, termine desueto, in Umbria l'estate, e il parroco, che ha tra l'altro una parrocchia estesissima, tre paesini, è africano. Ogni tanto viene una sorella tutta vestita, tutta colorata, che lo viene a trovare, poi un'altra sorella che lo viene a trovare, a parte questa nota di folklore, di colore, il caso di dire, è un parroco africano, in Umbria, che è una regione, come sapete, molto raccolta, sta lì, rannicchiata al centro della penisola. Perché i seminari sono vuoti. Che cosa abbiamo guadagnato e che cosa abbiamo perso? Beh, abbiamo guadagnato in libertà. Oggi si può esprimere, non sempre alla RAI, ma insomma si può esprimere. Giustamente ora, da molto tempo, voglio dire, siamo tutti protetti, difesi dallo scudo della Costituzione, possiamo farlo, però la perdita della religione, che è una cosa che tiene insieme, da un certo punto di vista, vorrei non essere frainteso, ma mi ci vorrebbe molto tempo per precisare ed evitare l'interpretazione maliziosa di quello che sto per dire. Cerchiamo di saltarlo. La perdita della religione, religio, rilego, tengo insieme, ha anche aggiunto smarrimento allo smarrimento, perché la religione era un modo come i partiti politici di tenere insieme gli italiani, che per loro natura non sempre amano stare insieme, soprattutto quelli di sinistra, che tendono invece a starsene uno apparentemente insieme, ma ognuno per conto suo, per cui, parentesi, rimpiango il centralismo democratico del Partito Comunista Italiano, il quale dettava: discutiamo fino alle 3 di mattina, prendiamo le decisioni, quando abbiamo preso la decisione tutti la osservano. Era il centralismo democratico che teneva insieme quel partito. Allora abbiamo perso il vincolo, la cappa, diceva qualcuno, per esempio Marco Pannella, lottatore della laicità, della religione, ma abbiamo perso anche quello che la religione rappresentava di positivo. E allora questo non va bene, noi lo vediamo nei nostri ragazzi. I nostri ragazzi spesso sono o sbandati o svogliati, non certo, non quelli, immagino, delle famiglie qui presenti, i quali per il semplice fatto di stare qua in un sabato mattina a sentire un signore che parla, appartengono a quelli. Fascia privilegiata intellettualmente della popolazione, quindi non li riguarda direttamente, ma tanti ragazzi non sanno più che fare. Andare a giocare a pallone all'oratorio col prete o
con la cosa con i bottoni, con la tanare, come si chiamava, è un degno di una canzone di Paolo Conte, è una cosa vagamente ridicola, però era una cosa, tenere insieme. Oggi andare alla sezione a sentire del partito, a sentire uno che parlava di Don Sturzo e dall'altra parte uno che parlava delle lettere di Gramsci. Era una barba spaventosa, però era una cosa. Tutte quelle robe lì non ci sono più. E invece ci sono le baby gang che sono cattivissime. Sono dei ragazzini e delle ragazzine, parità di genere in questo caso, cattivissime. Menano, ingiuriano, si fanno forti della loro minore età, lo dico perché è successo anche a me, lo dico, per avere rimproverato un ragazzino che aveva parcheggiato il monopattino sul marciapiede, per così invece che per così. Io ho detto, scusa, ma perché l'hai messo per così? Se deve passare una signora con la carrozzina. Oh, ma che vuoi? Ma fatti cazzi tua! Questa è la risposta. Sono rimasto di pietra e poi sono arrivati altri 3 o 4 ed erano minacciosi. Questa è una cosa inaudita. Del resto la signora, diciamo, la donna che a Ostia mena e sbatte per terra e la prende a calci la professoressa che ha sgridato il suo bambino, è cattiva perché non ha più un freno che la tenga. Quello che esce il medico dall'ambulatorio e dice purtroppo non ha potuto fare niente e si becca 2 cazzotti, quello è un uomo che chi colpisce è cattivo, perché una giustizia riparativa personale, cioè il massimo dell'ingiustizia, cerca di soppiantare, di rimediare a quella tenuta che era la religione, il partito, la dignità della borghesia. Voi in questo libro, chi avrà voglia di sfogliarlo, troverà una fotografia della mia famiglia antica con mio padre bambino. Guardate, c'è una curiosità storica in quella fotografia. Saranno 10 persone, il padre, la madre, i figli schierati, il padre in uniforme con la sciabola. La cosa è 900, ma è come se fosse 800. Nessuno sorride. Nessuno dice cis, come diciamo automaticamente tutti. Posso fare una fotografia? Nessuno lo fa, perché prevale il fatto che davanti all'obiettivo di un fotografo bisognava essere dignitosi, dunque seri. Non la voglio fare troppo lunga, sono passati 42 minuti, io potrei andare avanti fino a stasera. Per il firma copie c'è?
Quindi, anche chi non avesse acquistato il libro in precedenza, non c'è problema, si può acquistare adesso. E fate il giro della stand della Val di Susa e riuscite qua al cortile, va bene? Ok, ripeto, l'uscita è alla vostra destra. Inoltre, anche chi